Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi voglio spiegarvi una tecnica semplicissima e davvero divertente: la pesca delle aguglie. L'aguglia è un pesce migratore, possiamo così chiamarlo, che si sposta lungo le nostre coste verso la fine dell'estate e ci rimane fino all'inverno. Ovviamente col suo riscaldamento dei mari la possiamo trovare anche nelle altre stagioni, quando qualche anno fa era impossibile. Tuttavia, principalmente la pescheremo da settembre fino a fine novembre. La pesca dell'aguglia la facciamo o da alte scogliere o sulle dighe foranee dei porti, dove ci sono delle baie, sostanzialmente dove l'acqua tende un pochino a fermarsi, perché la pesca sarà più semplice di questi piccoli predatori. La pesca è davvero semplicissima, richiede infatti una canna da lancio di qualsiasi tipo, ma poi verso la fine del video sarò molto più specifico. Abbiamo bisogno di una bombarda galleggiante e che sia ben visibile, per il semplice motivo che è un tipo di pesca dove utilizzeremo moltissimo la vista, che ci aiuterà a pescare bene. Dopodiché, come potete vedere qui nella montatura, alla fine della bombarda io metto una perlina, una girella tripla, per evitare le torsioni, perché infatti quando peschiamo l'aguglia tenderà a girare, a muoversi e attorciglierebbe inevitabilmente il filo se non avessimo una buona girella tripla. Come vedete ho 1,5 metri di terminale e un piccolo amo. Come esca vado ad utilizzare il coreano. Si può utilizzare anche il bigattino, però il coreano è un pochino più morbido e quando l'aguglia lo va a prendere sarà un pochino più facile prenderla. La pesca è davvero semplice, infatti cosa si fa? Si lancia e si recupera. Però vi insegnerò qualche piccolo trucchetto per prendere qualche aguglia in più. Sì, come si innesca il coreano per l'aguglia? Allora, prendiamo un pezzettino di coreano, vedete questo è già abbastanza lungo, lo taglio in due. Io ho questo pezzettino qui. Dalla parte più spessa lo infilo nell'amo e lo faccio scorrere lungo il gambo. Ok. E ora cominciamo con la pesca vera e propria. Come funziona l'azione di pesca? L'azione di pesca è molto semplice, possiamo o recuperare in continuazione, ma in questo caso se non riusciamo a vedere magari il galleggiante, e allora io vi consiglio un recupero abbastanza costante, a una velocità relativa e moderata, e ogni tanto vi fermate per dare l'opportunità ad eventuali aguglie di mangiare. Se invece riuscite a vederlo bene, io vi posso garantire che l'aguglia, se sta seguendo la nostra esca, la vedremo, perché vedremo delle piccole evoluzioni nell'acqua, l'acqua muoversi in maniera non standard. Vuol dire che l'aguglia è lì e noi dobbiamo soltanto convincerla a mangiare. E come facciamo? Lo facciamo fermandoci, dando magari qualche colpettino. Eccola, ce l'abbiamo dietro. E ora mi fermo e la faccio mangiare. È un pesce piccolino, eh? Eccola qua. Ecco l'aguglia, stavolta ha mangiato benissimo, come avete visto stava inseguendo l'esca, mi sono fermato, l'ho fatta mangiare e quando è così mangiano senza alcun tipo di problema. Ora purtroppo questa aguglia ora ha ingoiato l'esca, slamarla è praticamente impossibile, quindi per evitare di farla soffrire tagliamo il filo, la mettiamo lì e poi una volta che è morta andiamo a slamarla. Un altro piccolo trucco, le aguglie non stanno mangiando. Utilizzo una tecnica che a volte funziona, cioè recupero molto velocemente. Perché? Perché comunque l'aguglia è attirata a tutto quello che si muove in superficie abbastanza, in maniera abbastanza veloce. Quando vedo che sta seguendo, poi mi fermo. Eccolo, adesso l'aguglia mi ha seguito, la lascio mangiare. Vedete? Lei sta lì, sta mangiando. È piccolina anche questa, eh? La lascio mangiare finché poi non viene allamata. È un giochino abbastanza semplice, un pochino col gatto al topo. Eccola qua. Sono tutte aguglie piccoline purtroppo oggi, ma vedete ha mangiato molto bene sul becco e quindi è abbastanza semplice da slamare questa aguglia qui. Oltre all'aguglia, a volte può capitare di pescare anche un'aguglia molto particolare ed è questa qui. Ora mi sta seguendo. Questa è una bella aguglia.
Vedete, quando la pescate veramente fa il diavolo a quattro. Eccola, l'abbiamo presa quella strana, guarda. Questa è una guglia, guardate quanto è particolare, è striata, guardate la pinna dorsale, la pinna caudale, vicino alla pinna caudale, guardate che pesce meraviglioso, ha dei colori incredibili. Questo ovviamente la ributtiamo, perché è un pesce meraviglioso. Allora, solitamente in questo tipo di pesca non andiamo a effettuare una pastura, perché se i pesci ci sono non è un grosso problema, infatti pescando piano piano riusciremo a vedere dove si trovano e non avremo grosse difficoltà. Tuttavia, se vogliamo avvicinarne un pochino di più, una pastura superficiale li può aiutare. Ad esempio sto utilizzando questa lasarda, come vedete non faccio delle palline, la lascio abbastanza sfarinata e la lancio così in modo tale che si vada a disperdere proprio nello strato superficiale dell'acqua. Allora ragazzi, come canna potete utilizzare una canna da spinning abbastanza lunga e non troppo pesante, o una bolognese un pochino più pesante. Io in particolare utilizzo questa, la Discovery della linea F, che costa relativamente poco, 15,55 grammi, e ho un mulinelletto anche questo, molto economico. Questo è addirittura uno Shimano Sienna 3000, quindi piccolino, economico, e ho un filo dello 0,22. A questo filo ovviamente vado a montare una bombarda che non è troppo grande, perché? Perché se fosse troppo pesante sforzerei la canna, e d'altro canto non è troppo leggera, perché altrimenti non lancerei abbastanza lontano. Qui ad esempio su una 15,55 ho montato una bombarda da 20 grammi che si lancia veramente lontanissima. Allora, come ami io utilizzo questi, o non sono sponsorizzato Tubertini, però mi ci trovo bene, quindi li ho comprati. Questi qua della Tubertini, la serie 2. Potete utilizzare o il 10 o la misura 8, che è un pochino più grande. Le girelle triple utilizzo queste qui, ma vanno bene davvero qualsiasi tipo di girella tripla. E il terminale io lo faccio dello 0,15, potete farlo anche, diciamo, dallo 0,14 fino allo 0,18, dipende da quanto grandi sono le aguglie. È ovvio che se andiamo a tirare di peso aguglie molto grandi con lo 0,15, una, due, e poi alla fine rompiamo tutto quanto. L'esca principale sarà il coreano, quella che utilizziamo oggi, ma si possono utilizzare anche i bigattini. Vedete questo filo giallo? Questa è la famosa matassina. In realtà le aguglie si possono pescare anche senza utilizzare alcun tipo di amo, ma ve lo faccio vedere in un altro video. Quindi ragazzi, per ricapitolare, la pesca delle aguglie è davvero semplicissima. Con questa tecnica possiamo pescare anche altri pesci, come la lecce stella, magari può capitare qualche occhiata, e pescando sotto riva anche cefali. Ovviamente mi raccomando, cercate di vedere bene il vostro galleggiante, la bombarda, perché aumenterete le vostre possibilità di cattura in maniera esponenziale. Se le aguglie non mangiano, non preoccupatevi, perché se il periodo è giusto e ci sono, negli altri giorni ci sono state, vuol dire che o l'orario non è quello adatto e magari dopo un'ora si sblocca la situazione, o ci sono dei predatori. Infatti l'aguglia è una preda per eccellenza di pesci serra, lampughe, tonni e un pochino tutti i pesci predatori delle nostre coste. Quindi quando le vediamo scomparire vuol dire che c'è qualche predatore, come probabilmente è successo oggi. Infatti le due aguglie che sono riuscite a prendere le ho prese davvero qui sotto, quindi dove il pesce era un pochino più riparato e aveva quindi meno paura. I banchi grandi, perché le aguglie si muovono anche a centinaia, migliaia di esemplari, probabilmente sono spaventati, e anche le condizioni del mare magari non sono perfette. Il mare olio e all'interno di insenatura la mattina presto sono sicuramente le condizioni ideali per pescare questo pesce, che tuttavia si può pescare durante tutto il corso della giornata. Con questo ragazzi vi saluto, mi raccomando, se il video vi è piaciuto condividetelo, mettete un like e ci vediamo alla prossima. Ciao!